No, ho visto solo dei ragni. Tutte le piante adottate da lui, là? Tutte nuove. Chiaramente non è acqua di sorgente, perché è acqua al lago, quindi era l'acqua del lago che veniva filtrata dalle rocce che ci sono dentro. Adesso il posto lo usiamo solo come scopo decorativo, l'acqua la pescamo direttamente dal lago, più in profondità da dove si pesca il posto. Hai fatto sempre la Sicilia? Stamattina hai detto esotico. Settembre. Ah già, i limoni che vengono dalla veste esotica, la Sicilia. Abbiamo delle belle palme che sono state portate qui. L'aloe. Esotica in Sicilia. Sicilia. Esotici. Sicilia. È un altro continente. Sì, ho già detto. Con 10 ore di italiana. Qui sì, no, sei italiana. Due. Queste grotte erano il luogo più scenografico della villa al tempo dei Conti Lecchi. Dovete pensare che ancora i gradoni non erano così come li vediamo, non ospitavano vegetazione. Scusa. Erano ancora una zona dedicata alla coltivazione dei limoni, degli agrumi. La parte in alto metteva in comunicazione le cantine della villa Lecchi, che sono sotto i nostri piedi. C'è una scala interna che va su e permette l'accesso dal basso come dall'alto, c'è uno stradone che faremo più avanti, e questa era la zona in cui si intratteneva il conte con gli ospiti a cena. Chi frequentava più o meno? Gaetano Donizetti, Adelaide Malanotte, Luigi Rovelli che era